figura del beato Domenico Lentini richiama ogni anno sempre più fedeli e pellegrini. Ieri, in occasione della festa patronale, in tanti si sono recati a far visita alla sua tomba nella chiesa di San Nicola di Bari, a Rione Superiore, la chiesa dove Lentini ha predicato, celebrato, insegnato e che custodisce le spoglie mortali del beato. Nell'anno dedicato alla vita consacrata, la diocesi, ha spiegato Don Vincenzo Iacovino, parroco di San Nicola, ha riletto la vita del Lentini, riscoprendo l'attualità del beato che ha coniugato bene i cinque verbi per un umanesimo in ascolto, concreto, plurale, integrale. Don Vincenzo ha quindi annunciato un progetto per la nascita di una scuola di spiritualità diocesana per i sacerdoti che si fondi sui verbi uscire, ascoltare, abitare, educare e trasfigurare, vissuti in pienezza dal beato Lentini. Monsignor Francesco Nolè, vescovo della diocesi di Tursi Lagonegro, che ha presieduto la celebrazione solenne delle 11, si è soffermato sull'attualità del Lentini. Come Papa Francesco, come tutti i santi, come dovremmo fare ognuno di noi, prende dalla parola di Dio che è sempre attuale. Ed è una miniera, un pozzo senza fondo. Più ci avviciniamo, più scopriamo un'immensità di tesori che sono per noi nel momento in cui li leggiamo. Il beato Lentini, ha continuato Monsignor Nolè, era pienamente consapevole di essere strumento della parola di Dio per arrivare al cuore delle persone, per toccare il cuore delle persone. È stato e sarà un esempio di vita vissuta nella santità di cui attendiamo trepitanti solo l'ufficializzazione, ha dichiarato il sindaco di Lauria Gaetano Metidieri, riferendosi al processo di canonizzazione del Lentini avviato a Roma nel febbraio del 2010 per la guarigione di un giovane di Lauria presentatosi come caso disperato dopo un incidente sul lavoro. La celebrazione solenne si è chiusa con la visita alla tomba del beato Lentini. Chi è impegnato nell'istituzione ha necessità di praticare il messaggio del beato Domenico Lentini. Lo ha sottolineato ieri il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, in occasione della festa patronale a Lauria, per aspirare, ha detto, ad una società più giusta, più equa, più solidale. È la festa del Lentini e l'occasione anche per poter parlare attraverso la carta stampata o questi microfoni e poter dare un messaggio ad una società che deve cambiare, che deve irrobustire la capacità di conoscenza, di sapere e soprattutto che la deve smettere di pensare che puntare l'indice, che affidare la costruzione, la visione di una prospettiva possa realizzarsi attraverso la vacuità di un pensiero, attraverso l'indice puntato, attraverso, come dire, la semplice protesta. Non serve alla Basilicata la corsa ad ostacoli e io che sono uno di quelli che vive non serenamente perché animato dal desiderio di andare avanti e vive quotidianamente provando a schivare le tante trappole di chi, no, di chi ti vuole far cadere, io penso che possa con cognizione di causa consegnare ad ogni cittadino di questa regione il messaggio di volercela fare, di una Basilicata che può farcela e che ce la farà solo attraverso il recupero di un messaggio straordinario come quello del Lentini.